Un affettuoso saluto da parte mia e della dottoressa Alma Rodriguez, presidente della LUIMO, che purtroppo non è potuta essere presente per motivi personali. Voglio ringraziare tutti voi e in particolare alle istituzioni qui presenti, che devo citare, la dottoressa Antonella Ronchi, presidente della FIAMO, il dottor Francesco Marino, vicepresidente per l'Italia della Liga Medicorum Omeopatica Internationalis, la signora Vega Martorano, past presidente dell'APO, Associazione Pazienti Omeopatici, il sindaco che verrà intorno alle 10:30, alle 11, poi lo saluteremo personalmente, la dottoressa Rosetta Rossi, che è la vicepresidente dell'associazione ASOMED, di medici dell'ASL 1 di Napoli, il professore Vittorio Elia, il dottor Roberto Germano. E per quanto riguarda il saluto, va anche ai relatori dei nostri seminari interdisciplinari, che sono notoriamente professori di allopatia. E sono presenti il professor Romano di oculistica, il professor Antonio Abbadessa, oncologo ed ematologo. Il professor Gennaro Rispoli doveva essere il primo relatore, ma non si sa perché è latitante, e la dottoressa Paola Sabatini, che non vedo ancora presente, ma viene da fuori Napoli. Per quanto riguarda i relatori della mattinata, a parte il professore Gennaro Rispoli, c'è la dottoressa Maria Luisa Agnini, omeopata, e coordinatrice della Commissione per le Medicine Non Convenzionali dell'Ordine dei Medici di Roma, e responsabile sindacale dell'AS di Roma, ed è anche responsabile di branca allergologica e pneumologica dell'ASL. Il professore Francesco Negro, presidente della Fondazione Regro di Roma, il dottor Elio Rossi, che ci parlerà della legislazione della Regione Toscana. E in particolare saluto va al professore Goffredo Sciaudone, che da più di 40 anni come medico legale ed allopata ci segue per dare quelle giuste indicazioni alla professione medico-omeopatico in relazione al codice deontologico. Grazie, io adesso passerei la parola a... Credo che potrebbe essere utile iniziare i lavori odierni ricordando un antico aforisma, che quando il medico è chiamato ad esercitare la sua professione ha un dovere inderogabile, che è quello di non arrecare danno al malato. Questo principio va tenuto in particolare considerazione all'atto della prescrizione per ridurre i pericoli derivanti dal trattamento medicamentoso. L'esperienza, convalidata da ricerche statistiche svolte anche in ospedali qualificati, ha infatti dimostrato che la comparsa di effetti indesiderati all'inizio oppure nel corso della terapia è un evento che si verifica con frequenza abbastanza elevata, anche se nella pratica quotidiana, quando non si presenta con caratteristiche di particolari gravità e con sintomi facilmente rilevabili, può passare inosservato. Io a questo proposito non posso, con la presenza del collega Romano, che ha condiviso con me la discepolanza del professore Donatelli, che è stato il nostro ordinario di farmacologia, ricordare come il professor Donatelli sottolineasse all'inizio di ogni corso di farmacologia che avere a che fare col farmaco significa avere a che fare alla fin fine con un veleno, e che può sembrare una esagerazione, ma in realtà così non è. L'APNOM, consapevole della gravità del problema che interessa la pratica quotidiana del medico, ha costantemente richiamato la sua attenzione sulla necessità che i farmaci, attenzione, sto parlando di farmaci in questo momento, quindi del settore dell'allopatia, non sto parlando dei rimedi,
Vengono prescritti, dopo attenta valutazione dei possibili danni connessi con il loro uso, anche in rapporto alla situazione del paziente. Età innanzitutto, perché una cosa è un individuo adulto, altra cosa è un bambino, e altra cosa ancora è un soggetto anziano. Poi inoltre condizioni genetiche, stati di ipersensibilità, malattie pregresse, somministrazione contemporanea di più medicamenti. Quella che noi sappiamo essere la somministrazione polifarmaco che connota tanto la medicina allopatica. La rapida evoluzione delle conoscenze in tutte le diverse discipline costringe il medico ad uno sforzo di aggiornamento che, malgrado l'impegno, può per vari motivi risultare insufficiente, tenendo conto anche che l'accesso ad una mole davvero ponderosa di notizie può diventare impossibile, soprattutto in rapporto alla necessità di una valutazione critica delle stesse, al fine di poter distinguere fra di esse quelle importanti e sicuramente documentate da quelle che invece possono essere trascurate. Nel caso della terapia medicamentosa, questa evenienza si verifica soprattutto quando le informazioni sulle proprietà dei farmaci sono superficiali. E appena di 48 ore fa, le notizie che la televisione ha dato sulle attese che alcune interazioni che si sono ottenute nelle ricerche tra un gruppo napoletano e un gruppo inglese stanno portando nella terapia di alcune malattie. E bisogna quindi in primo luogo non lasciarsi coinvolgere dalle affermazioni spesso suggestive, ma semplicistiche, della loro efficacia terapeutica. Infatti, se si escludono i casi non frequenti di interventi diretti sui fattori eziologici, l'attività dipende più spesso da effetti di tipo patogenetico, i quali si ripercuotono favorevolmente sui sintomi della malattia. Diventa allora fattore determinante per il corretto impiego del farmaco, ricordo che sto parlando di farmaco e non di rimedi, l'esame dei dati raccolti sul loro meccanismo d'azione, in modo da stabilire il rapporto con i fattori patogenetici che sostengono la malattia presa in esame. Sono di uguale rilievo le informazioni sulla tecnica di somministrazione nei singoli pazienti. La dose deve essere aggiustata in modo tale da assicurare l'arrivo del farmaco nei siti d'azione a concentrazioni attive e deve essere ripetuto con i ritmi necessari, perché vi permanga a tempi efficaci per avere la sufficienza di esplicare un effetto terapeutico con un criterio cronologico positivo. Se il medico somministra i medicamenti con i criteri prima esposti, è probabile che il suo intervento risulti utile al malato. Stiamo parlando quindi nel settore, diciamo, dell'allopatia, ma anche operando con cautela. Non si può escludere che il farmaco, rispetto a recchi dei danni di entità tale da ridurre o addirittura annullare i vantaggi preventivati. Si fa ovviamente riferimento alla prospettiva che all'inizio nel corso del trattamento si manifesta in effetti indesiderati, dosi dipendenti e con conseguenze a volte gravi per il malato. Ho citato queste situazioni perché sono anche alla base della scelta che alcuni hanno ai fini dell'omeopatia, che non ha tutte queste problematiche, non so se è chiaro. Quindi questa prospettiva sfortunatamente non rara si propone in termini diversi il significato dell'antico aforisma latino, primum non nocere. Tenendo presente la possibilità del danno, il medico deve preventivamente stabilire se i vantaggi offerti dalla terapia prescelta sono effettivamente superiori ai pericoli, il famoso balancement, il bilanciamento tra vantaggio sperato e il rischio temuto e il danno temuto. E in casi particolari deve avere il coraggio di affrontare i rischi del trattamento medicamentoso programmato. Nello stesso tempo ha l'obbligo di prendere tutte le precauzioni necessarie per ridurre il rischio terapeutico, specificamente nel caso che i provvedimenti preventivati falliscano, ed è indispensabile che siano riconosciuti i primi segni delle reazioni tossiche. E in questo corso che adesso è iniziato, che è il 62esimo che la LUIMO ha organizzato nella nostra città, verranno anche trattati, come dire,
alcuni aspetti particolari. Su questi aspetti che connotano il corso, io credo che avremo le illustrazioni da subito della collega Maria Luisa Agnelli, che saluto con viva cordialità e alla quale... buongiorno, chiedo scusa, non ti avevo visto. Allora diamo la parola al sindaco. Assolutamente sì. Grazie professore.